fatto catalizzare 2 secondi proprio la piccola chiocciolina, iniziamo a lavorare. Allora, praticamente con il pennello appoggiamo un po' di colore. Ok, e poi tiriamo i lati in modo che vadano ad abbracciare, diciamo, il nostro bocciolo. Ok, come ho detto prima, è importante tra un passaggio e l'altro 2 secondi di lampada, che fermiamo il lavoro e poi possiamo continuare. Ok, appoggiamo sempre la nostra pallina, chiamiamola, puliamo il pennello. Tiriamo i lati, sempre in modo che vada ad abbracciare il nostro bocciolo. Primo lato, poi l'altro, catalizziamo 2 secondi, andiamo a riappoggiare la nostra pallina, puliamo il pennello, tiriamo un lato e poi tiriamo l'altro. Eccola qui la nostra bellissima rosellina. E poi catalizziamo . Andiamo avanti con le nostre rose. Chiocciolina. Ok, catalizziamo. Pallina di gel. Puliamo il pennello, tiriamo i lati da una parte e dall'altra. Ricordatevi sempre che i petali devono essere dispari. Pallina di gel, puliamo il pennello. Tiriamo da un lato e poi dall'altro. Catalizziamo 2 secondi, fermiamo il lavoro, tiriamo fuori pallina di gel, puliamo il pennello. Tiriamo un lato e poi l'altro.